Buongiorno ragazzi, allora, il telefono. Allora, oggi è mercoledì 10 giugno, sono le 8. Questo sarà un What I Think a Day, come avete dedotto dal titolo. Non so in realtà se sarà un Day in My Life, perché mi avete detto che, insomma, vi è piaciuto, ma comunque è molto simile al What I Think a Day che faccio io di solito, quindi, insomma, poi vedrò com'è, lo intitolerò. Comunque, scusatemi la mia voce, ma mi sono alzata poco fa. Stanotte ho dormito 10 ore, se non di più. Non so come sia potuto accadere, perché solitamente dormo massimo 7-8 ore. Comunque, ahi, il braccio mi sta cadendo. Comunque, sono tornata in palestra, infatti sono le 8, devo andare in palestra alle 10 perché ormai appunto si deve prendere l'appuntamento nella mia palestra e non puoi stare più di un'ora e mezza barra 2 ore. Mi avete chiesto perché sono tornata, perché non ho continuato ad allenarmi a casa, perché sinceramente sì. Ok, gli allenamenti a casa danno i risultati e tutto il resto, però comunque non si possono paragonare a un allenamento in palestra seguita da una persona esperta. E più che altro sono voluta tornare in palestra perché mi sono vista in una situazione un po' di fermo, di blocco, non vedevo più risultati. E quindi, insomma, mi rimangio un po' quello che avevo detto in un video passato. Non è che me lo rimangio, però magari dopo tanto tempo ho potuto constatare che in realtà l'allenamento in palestra è l'allenamento in palestra. Però gli allenamenti a casa comunque danno i loro risultati perché li ho visti. Poi mi sono vista un po' in una situazione di blocco, di fermo, quindi ho deciso di tornare anche perché mi mancava troppo. Comunque, devo sbrigarmi. Qui ho già la mia acqua che bevo la mattina. Bene, ho inghiottito un seme. Comunque, acqua con un po' di limone spremuto. La mattina fa bene. Se n'è andato il sole, papi, buongiorno. Ehi, ciao. Mio padre sta facendo gli scrutini, che lui è professore. E niente, adesso andiamo a preparare la colazione. E vi faccio vedere una colazione con cui mi sta cadendo il braccio. Una colazione con cui sono in fissa in questo periodo e con cui ero in fissa l'anno scorso. E niente. Ora andiamo. Vi faccio vedere il mio piccolo posticino per tutte le mie cosine da mangiare. Qui abbiamo tutti i cereali e la pasta. La mia pasta integrale, ecco, la mia pasta integrale, il riso, pasta integrale, riso integrale, qua ci sono i semi, cioè, i fiocchi d'avena piccoli di Prozis con cui mi trovo benissimo e con cui ormai faccio il mio porridge amato, banana e cannella con le noci. E poi vi spiego in un video come lo faccio perché è diverso da quello che ho messo precedentemente. Qua c'è l'avena soffiata con cui faccio la granola, couscous integrale con cui, cioè che già ho finito praticamente. Poi qua ci sono le noci qua dentro, c'erano i biscotti prima, mi sono finiti. Il mio fantastico burro d'arachidi della Prozis che amo, stramo, è droga assoluta che vi consiglio troppo. Comunque per i prodotti della Prozis e potete utilizzare per uno sconto il mio codice Alemaca10, farina d'avena integrale che vi consiglio troppo. Insomma, poi qua c'è lo sciroppo d'agave che utilizzo molto spesso per il tempeh, il tofu, per i pancake, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, ci sono tantissime cose, se ve le faccio vedere tutte non finiamo più. Quindi andiamo a preparare la colazione.
Allora, queste qua sono le prugne secche che mia mamma compra a Lidl. Sono troppo troppo buone, io le amo. Siccome le ha comprate in questi giorni la mattina ne sto mangiando due, insomma, perché anche fanno bene all'intestino. Allora, preparare questa colazione davvero è semplicissimo. Prendo i fiocchi d'avena, questi qua sono quelli grandi, e li metto in una padella e li porto sul fuoco. La fiamma deve essere medio-bassa e li inizio a fare tostare. E mi raccomando, girandoli sempre, altrimenti rischiate di farli bruciare. Nel frattempo prendo la mia dose di frutta secca, quella mattina ho scelto le mandorle, ma potete utilizzare quella che più vi piace, e le taglio in due o tre parti e poi le vado ad aggiungere ai fiocchi d'avena per farle tostare insieme a loro, dato che queste qua non sono già tostate. Però invece della frutta secca a pezzi potete utilizzare anche un burro di frutta secca, burro d'arachidi, burro di mandorle, quello che più vi piace. Poi prendo il mio yogurt greco e lo metto in freezer, così diventa bello freddo, che la mattina d'estate mi piace tanto. Nel frattempo, quando i fiocchi d'avena stanno per diventare marroncini, li metto in un foglio di carta Scottex e li faccio raffreddare. Prendo anche un frutto, quella mattina ho scelto mezza banana, e lo taglio a fettine, a pezzetti. E assemblo poi il tutto, quindi metto i fiocchi d'avena, la frutta secca, la banana e metto anche dei semi. Questi sono semi di lino tritati, però potete utilizzare quelli che più vi piacciono o ometterli. Fanno tanto bene i semi di lino, potete utilizzare anche semi di chia o chia, non so bene come si dice. E poi vado a mangiare, quindi questa è la colazione. Questo è il posticino dove io faccio le mie storie di Instagram, le foto, i boomerang. E niente, quindi poi mi godo la mia colazione. Allora raga, mi sono preparata, sono pronta, adesso mia mamma mi accompagna in palestra dato che è tardi, ho fatto tardino, se devo andarci a piedi come faccio di solito non ci arrivo perché ci metto circa 15 minuti. Quindi magari ora vi filmo qualche esercizio, oggi devo fare dorso e spalle perché lunedì ho fatto lower body, ho fatto gambe, glutei, femorali e raga sto morendo proprio, mi fanno malissimo, dolori ovunque. Ma questo ovviamente è il risultato di un allenamento fatto bene, quindi sono contenta. E poi, insomma, ci sentiamo dopo col pranzo. Quindi, perché sono tornata in palestra, ve l'ho detto all'inizio del video. E ho iniziato quel giorno con 10 minuti di tapis roulant, di camminata in pendenza. Poi sono passata agli addominali, questi sono 4 serie max, quindi dove arrivo. E il video è tagliato, prima parto con le gambe distese, poi se proprio non ce la faccio più le piego. Non vi ho messo tutti gli esercizi, comunque poi sono passata ai lombari, ho fatto 4 serie da 15. Poi dopo i lombari ho fatto un altro esercizio che non vi ho filmato e dopo sono passata allo stacco. E questo lo faccio con il bilanciere, è 10 kg per lato, quindi 20 kg, 4 serie da 15. Preferisco lavorare io con più diciamo ripetizioni e un peso un po' più bassino. Poi sono passata alla lat machine, presa inversa, ho fatto 4 serie da 15 con 32 kg. Presa larga, non so se si dice così, non mi ricordo, e ho fatto una serie con 32, solo che mi veniva un po' pesante, quindi ho deciso di abbassare il peso e fare appunto altre 3 serie da 15 con 18, perché preferisco fare l'esercizio bene invece di aumentare troppo il peso e poi doverlo farlo male.
E poi ho fatto gli esercizi per le spalle che non ho filmato. Allora, tornata a casa, io torno a piedi, ci metto circa 15 minuti. Dopo essermi fatta la doccia e tutto il resto, comincio a preparare il mio pranzo. E quel giorno ne ho approfittato per farvi vedere io come preparo il tempeh, che è un alimento vegano molto ricco di proteine, sostituto perfetto della carne, del pollo, eccetera, che io ho fatto in questo modo, come vi sto per mostrare, adoro. Allora, taglio a cubetti abbastanza piccoli, come avete visto, e poi li faccio saltare in padella, fiamma media, per qualche minuto, girandoli sempre per rischiare di non bruciarli. Scusate. Nel frattempo preparo del riso integrale o del couscous integrale. Io vi consiglio il couscous perché ci sta meglio, secondo me, solo che mi era finito. E poi preparo anche una zucchina grigliata come fonte di fibre, anche se già ce ne sono abbastanza nel riso integrale, però mi piace anche accompagnarlo con le zucchine grigliate. Nel frattempo, quando il tempeh, voglio dire, avrà assunto questo aspetto, sarà molto più asciutto e dorato, metto tutti i cubetti nel piatto e preparo la salsina. Allora, utilizzo salsa di soia, questa è tamari, metto 3 cucchiai di salsa di soia, la trovate all'Auchan. Poi potete utilizzare o lo sciroppo d'agave come faccio io, un cucchiaio scarso, oppure lo sciroppo d'acero, quello che preferite, e mezzo cucchiaino di farina di riso per addensare la nostra salsina. Portiamo sul fuoco e quando avrà raggiunto questa consistenza la versiamo nel tempeh e diamo una bella mescolata. Dopo circa 10 minuti potete mangiarlo. Raga, vi giuro che è troppo buono, quindi assemblate il vostro piatto. Io ho condito poi il riso e le zucchine con l'olio extravergine. E niente, vi giuro che è troppo buono il tempeh fatto così, raga, dovete provare. Ascoltatemi. Allora, raga, ho finito di mangiare, già da un po', sono le 3:15. E è arrivato anche il pacco di Prozis, arrivo del Corriere. Poi il pacco, insomma, vi farò vedere tutto quello che ho preso in un altro video, farò un unboxing. E ho preso sia cose da mangiare, sia abbigliamento sportivo, insomma, vi farò vedere, sono cose bellissime. Adesso mi sono preparata, mi sono messa il costume, questo qui lo conoscete già, l'avete visto nei vlog della crociera. E intero, appunto, ho messo i pantaloncini dell'Adidas sotto. Niente, mi sono fatta la mia borsa, adesso vado a mare negli scogli e per merenda mi sto portando qualche galletta, perché sinceramente a mare non è che ci sia tanta scelta. Potevo portarmi un po' di frutta, però sinceramente già l'ho mangiata, non ve l'ho fatto neanche vedere, comunque l'ho mangiata stamattina, l'ho mangiata un po' a pranzo, quindi ho detto vabbè, mi porto un po' di gallette. E niente, quindi adesso vado a mare e poi ci sentiamo stasera. Allora, passiamo alla cena. Quel giorno ne ho approfittato per mostrarvi il mio metodo per fare le patate al forno, che è un metodo con cui non potete sbagliare, vengono davvero buonissime. Allora, le lavo, le pelo e le taglio a spicchi e poi le vado a immergere tutte in una ciotola dove ho messo dell'acqua fredda e le faccio stare a mollo per circa 10-15 minuti. Nel frattempo, appunto, ho messo sul fuoco un pentolino con dell'acqua e appunto ho aspettato che raggiungesse il bollore. Poi aggiungo anche un cucchiaio di aceto di mele e un pizzico di sale. Quindi scolo le patate e le vado ad aggiungere nell'acqua. E quando raggiungerà il bollore, quindi, aspetto 5 minuti da quando raggiunge quindi il bollore. Dopodiché le scolo e le metto tutte in una ciotola.
per condirle. Metto un po' di sale, un po' di olio extravergine, poi le metto tutte in una placca da forno e aggiungo anche un po' di rosmarino e un po' di pepe nero. Poi le faccio cuocere in forno ventilato per circa 15-20 minuti, dipende dalla grandezza delle vostre patate. E niente, quindi questo è il risultato, sono davvero buonissime. Poi ho mangiato anche una fetta di pesce spada, condito con olio, limone, eccetera, eccetera, e una bella insalatona, condita con olio, aceto e un po' di limone, che è un abbinamento che mi piace davvero tanto. E niente ragazzi, quindi questo era il video, io spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi se ancora non siete iscritti, se vi va andatemi anche a seguire su Instagram, vi lascio il mio profilo e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!